Ragazzi, il video è già registrato, lo sto facendo dopo questo. E prima di andare a far vedere il video, grazie tante per le 2263 visual e i 22 iscritti. Dai ragazzi, che aumentiamo sempre di più. Dai, 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 dai. Attenzione, non contattatemi su Instagram, ci siete per forza, se dove volete la mia mail, contattatemi su www.gmail.com. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Gabriele 93 e prima sigla. Ok ragazzi, come fare le live dal telefonino con dei programmi esterni. Mettiamo live, possiamo cercare tutti i programmi che vogliamo. Io utilizzo Camera Live. Ma c'è anche Streamlabs, OK Live, Live Talk, c'è un casino di applicazioni, Live in 5, potete scaricare tutte queste applicazioni. Quindi io uso Camera Live e Mobizen per fare i video. Bene ragazzi, quindi sono applicazioni molto, dico molto semplici da utilizzare, ma adesso andiamo a vedere nel dettaglio. Che ragazzi, aspettiamo che si installa Camera Live con cui possiamo fare live di YouTube, Facebook, Twitch e altri giochi. Ok ragazzi, andiamo a scaricare l'applicazione che ci sta mettendo un po'. Ok ragazzi, apriamo la nostra applicazione. Allora, aspettiamo che si carica la nostra applicazione, accettiamo le condizioni d'uso. Ok, clicchiamo no grazie perché non vogliamo la funzionalità. Quindi chiudiamo e possiamo usare sia telecamera sia schermo. Io utilizzo schermo, però potete utilizzare quello che volete. Andiamo a collegare il nostro account che potremo usare YouTube, Facebook, Twitch, Rest Stream, Rec, Custom, cioè Rec ragazzi sarebbe quando fate video, quindi la potete usare pure per i video, Custom RP, tutto quello che volete. Io vado a collegare il mio account Google, potrete collegarlo con un semplice click. Ok ragazzi, collegato l'account, premeremo Start, accettiamo tutto, consentiamo. Allora, scrittura sulle altre app la dovremmo mettere perché sennò non ci parte e ci esce questo logo. Cliccando Go facciamo partire tutto. Da sopra possiamo vedere tutto come funziona e raga, questa era come fare le live dal telefonino registrando lo schermo o la telecamera. Se lo volete fare dal computer arriviamo a 3 like e ragazzi lo faccio. Ciao!